Buonasera siciliani e siciliane, bentrovati. Regali, automobili, alberghi, borse di lusso. Sarebbero questi i capitoli di spesa preferiti da alcuni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana. I giudici del Tribunale di Palermo hanno depositato le motivazioni della sentenza con cui sono stati condannati lo scorso luglio per questi svariati acquisti alcuni ex deputati. Tra questi, Salvo Pogliese, indagato e poi condannato in primo grado a 4 anni e 3 mesi per le spese pazze fatte tra il 2008 e il 2012, quando era vicepresidente del gruppo parlamentare del Popolo della Libertà. All'attuale sindaco di Catania, prima sospeso dal suo ruolo in virtù della legge Severino e poi reintegrato dal tribunale, venivano contestate due tranche di spese di 41.000 e 31.000 euro. Innanzitutto 1.200 euro per i lavori di ristrutturazione nello studio del padre, poi quasi 1.400 per una serie di regali, bottiglie di vino, panettoni, salami e prodotti gastronomici vari. Infine anche 8.000 euro spesi in alberghi per lui e la sua famiglia. Pogliese si è difeso sostenendo di aver anticipato grosse somme di denaro al gruppo, le cui casse, a detta sua, versavano in continua sofferenza e che si stava via via riprendendo soldi che gli spettavano. Ma dall'analisi contabile si è ricavato che Pogliese ha gestito una somma pari ad oltre 640.000 euro elargiti dall'ARS per il funzionamento del gruppo. La sua tesi difensiva risulta dunque poco credibile. Pogliese si proclama però innocente e quando venne reintegrato nella poltrona di sindaco affermò: «Sono consapevole della mia buona fede e della mia condotta sempre rispettosa delle regole e delle leggi». Ora punta sul processo di appello. Ma il suddetto non è l'unico a essere stato condannato per motivazioni simili. Tra le spese contestate a Giulia Adamo c'erano liquori e vini, una borsa Louis Vuitton, cravatte e carré di seta Hermès e una borsa bagagli, per una spesa totale di più di 4.000 euro. Rudy Maira si sarebbe fatto rimborsare le spese per il leasing della sua auto personale e circa 4.000 euro spesi in enoteca e in gioielleria per regali a un dipendente del gruppo. Anche per Livio Marrocco la condanna è arrivata per un paio di migliaia di euro spesi per alcuni regali, fra cui l'acquisto di 22 fumetti della serie Diabolik. Ormai siamo abbastanza abituati a comportamenti di questo genere, per esempio non è passata inosservata la legge di recente fattura che ha permesso ai deputati di far lievitare le loro pensioni. Tutto questo fa riflettere, stiamo parlando delle stesse figure che quando si tratta di trovare soldi per aiutare la popolazione in difficoltà lamentano di non averne a disposizione mai abbastanza. E anche in una fase delicata ed emergenziale come quella che stiamo vivendo, pensano prima a difendere o addirittura incrementare i loro privilegi. Insomma, pare proprio che rispetto a 10 anni fa le cose non siano cambiate granché. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani sempre alle 19 e in replica alle 20 e alle 21.45 su TVM, ai canali 18 e 623 del Digitale Terrestre.